Domenica 21 Assisi è sede del WTI, il Salone del Turismo dedicato ai siti UNESCO, convegni, dibattiti e stand dei luoghi diventati patrimonio dell'umanità. I gioielli del mondo, dunque, in mostra per promuovere un turismo sostenibile. Sentiamo Stefania Panfili. C'è anche la visita virtuale agli Uffizi di Firenze, alla World Tourism Expo di Assisi, primo salone del turismo dedicato ai siti UNESCO. Un viaggio nei luoghi più belli del mondo, quelli DOC, dichiarati patrimonio dell'umanità, che si offrono nel suggestivo scenario di Palazzo Monte Frumentario, che diventa una vera e propria borsa internazionale. Dalla Siria all'Egitto, a Israele, da Matera a Ravenna, a Firenze alle Dolomiti, i siti con il bollino blu promuovono le loro bellezze ambientali e architettoniche, le loro eccellenze con stand, pannelli illuminati, installazioni multimediali, artigianato e prodotti tipici. Per un nuovo modello di turismo, non solo da vedere, ma anche da gustare e respirare. Un turismo che emozioni. Noi cerchiamo di far capire come nei luoghi dell'eccellenza culturale e ambientale italiana non bisogna andare per vedere, ma per vivere un'esperienza emozionale. Questo lo stiamo facendo nei 45 siti e città dichiarati dall'UNESCO Patrimonio di tutta l'umanità, ma anche sono modelli applicabili nel resto della regione Umbria, in Italia e anche a livello internazionale. Parallelamente alla manifestazione, nella Sala Papale e alla Sala Nossa del Sacro Convento, si svolge la parte scientifica dell'evento. Incontri, dibattiti e convegni sui centri storici, sui beni culturali e sul turismo responsabile, quello all'insegna del rispetto per l'ambiente e per le culture locali. 1 a 2 giorni dedicata a luoghi unici e insostituibili, che diventerà appuntamento annuale, con l'obiettivo di creare scambi di esperienze e confronto diretto tra gli operatori del turismo sostenibile.